motivi è stato cancellato il Gran Premio della Formula 1 previsto a fine giugno. Da Parigi, Iman Sabah, GR3. La musica è dedicato al Nino Rota, meno conosciuto, l'ultimo album del violinista Alessio Bidoli, Rota Chambers Works, un lavoro che esplora il repertorio cameristico dell'indimenticabile compositore. Meno esplorato ma quasi certamente più libero nell'espressione musicale, quello della produzione cameristica. Alessio Bidoli, com'è nata l'idea di questo disco? Il progetto nasce da una notte insonne, mi ritrovavo in montagna, ho deciso di accendere la televisione, mi sono ritrovato in questo salotto tra Nino Rota e Mario Soldati che conversavano con semplicità, portando cose profonde senza pesantezza. Allora mi sono detto, perché non riportare alla luce la musica da camera del grande compositore milanese? Quindi è partito questa ricerca che mi ha coinvolto anche perché sono stato a stretto contatto con Nicola Scardicchio, la spalla di Nino Rota per diversi anni. Accanto a lei ci sono il pianista Bruno Canino, il flauto di Massimo Mercelli e l'arpa di Nicoletta Sanzin. Quali sono le caratteristiche di Rota che emergono da questi brani? Tocco di nostalgia, qualcosa di perduto che si vorrebbe avere e non si trova. Questa ricerca di un linguaggio più intimistico, ricorrono temi che ricordano i grandi compositori come Bartok, Stravinsky e Ravel, con quel pizzico di ironia, di parodia, che ne fanno un compositore unico, padre del neoclassicismo italiano. Claudia Faiens, GR3. Il nostro giornale termina qui. Vice direttore Federico Zurzolo, responsabile di edizione Francesca Cosentino, in regia Daniele Bruzzese. Prossimo GR alle 16.45. Ora la linea torna alla rete da Stefano Grossi e Stefano Confalone. Un buon proseguimento di ascolto.